Eccoci qua, fra pochissimo siamo in onda, vi diciamo solo tanti ospiti, tanti temi, vuoi aggiungere qualcosa? L'abrogano, ma? L'Ocse ha appena detto che quota 100 dovrebbe essere abrogata, noi ci facciamo il focus, quindi capiremo tutto di più. Ci vediamo tra poco, pochissimo. Non mancate. Pomeriggio. Allora, è lunedì, inizia una nuova settimana e verrebbe da dire tutto è uguale, nel senso che come in un film del quale seguiamo episodio dopo episodio, un film a puntate, ci sono alcune cose che sono delle costanti, i dati economici che non raccontano diciamo, di un paese che sta bene, dall'altra parte i litigi tra Salvini e Di Maio, quindi tra le due parti del governo e ancora la propaganda, la campagna elettorale perenne. Aspettiamo di arrivare alle europee, mancano 55 giorni, saranno tutti e 55 così? Io mi augurerei di no, ma temo di sì. E allora proviamo ad alzare lo sguardo e quindi a farci aiutare dalla storia. Ora saluto Luciano Canfora, storico, filologo di fama nazionale e internazionale, firma del Corriere della Sera, autore di moltissimi volumi. L'ultimo è La scopa di Don Abbondio, il moto violento della storia. Professor Canfora, ben trovato, come sta? Benissimo, benissimo, spero anche voi. Abbastanza bene, ce la caviamo. Senta, lei oggi sarà la mia guida per leggere la fase che stiamo vivendo, no? E partirei dalle tante polemiche degli ultimi giorni a proposito del congresso mondiale per le famiglie, eccetera. Una parola che abbiamo sentito ripetere e ripetere è la parola medioevo. L'abbiamo tirata fuori, diciamo, inopportunamente? Beh, sì, medioevo in realtà non c'entra nulla. È un modo di dire genericamente in ritorno al passato, quello vuol dire. Però se uno studia il Medioevo si rende conto che è un'epoca molto più complessa. Forse quello che è mancato nelle polemiche che si sono svolte è la consapevolezza del fatto che anche la istituzione familiare è un prodotto storico, quindi si trasforma nel corso del tempo. Ci sono studi anche molto recenti, molto importanti, sulla storia della famiglia. Quindi quando si dice che c'è un solo tipo, forse si dice una sciocchezza. Anche quando si dice che si può parlare di una sola famiglia naturale, perché si fa riferimento al naturale per dire un uomo e una donna, anche quello deve tener conto dei tempi? Beh, per esempio nel rapporto reciproco che cambia nella storia, no? Pensi che un grande studioso tedesco dell'Ottocento aveva studiato il fenomeno che veniva chiamato della ginecocrazia, cioè il comando in mano alle donne rispetto all'altra parte, diciamo così, contraente, la ginecocrazia. Poi c'erano delle sette cristiane molto importanti nei primi secoli che addirittura suggerivano forme diverse, comunitarie, di un, come dire, matrimonio multiplo, diciamo così, e poi furono condannati, va bene, perché c'è sempre una reazione, ma un grande filosofo greco, Platone, addirittura lanciava una formula interessante, che cioè a rigore tutti i giovani, giovanissimi, dovrebbero considerare gli anziani loro genitori. Quindi dilatare il concetto di famiglia, di gene, di famiglia. Insomma, direi che studiare aiuta mediamente. Serve molto a depotenziare certe forme un po' isteriche, ma molto contingenti, che poi passeranno con la campagna elettorale. Sì, perché adesso poi diciamo partoriremo una nuova polemica, un nuovo strumento di propaganda, e questo anche le volevo dire, no? La narrazione di questo governo ci ha abituato al fatto che i due, Salvini e Di Maio, si inseguono su vari temi, no?
e che di giorno in giorno si parli sempre di una crisi di governo possibile che stiamo aspettando, che arriverà forse prima delle elezioni, no, sicuramente dopo le elezioni europee. No. Allora, la cosa che io le chiedo è, storicamente, la stabilità di un governo si misura a partire da cosa? Beh, innanzitutto dalla maggioranza parlamentare che lo sorregge, poi dall'accordo tra le parti che lo compongono, no? Ovviamente, dalla comunità di intenti. Quindi ci sono vari fattori, poi ci sono fattori esterni, grandi crisi internazionali possono mettere in crisi un governo, è successo più di una volta. Quindi direi che la storia nostra repubblicana dal 1946 in avanti ha visto alternarsi governi con una certa frequenza. Basti pensare che quando nel 48, va bene, la Democrazia Cristiana ha la maggioranza assoluta degli eletti in Parlamento e tuttavia i governi di De Gasperi duravano un anno e mezzo, non di più, perché aveva degli alleati in partiti cosiddetti minori e a un certo momento c'era divergenze serie su problemi importanti, soprattutto l'economia, perché è sempre quello, diciamo, il terreno su cui si misura la concordia o discordia di un governo. E anche in questo caso, anche per questo governo, il tallone d'Achille potrebbe essere l'economia? Ma penso di sì, l'economia è un terreno minato, noi fra l'altro ci troviamo in una congiuntura non molto favorevole ed è sbagliato consolarsi dicendo ma anche gli altri in Europa stanno male o maluccio, a parte che insomma non è una risposta razionale. Loro, questi paesi che contano più di noi, mi riferisco alla Germania soprattutto, o la Francia per altre ragioni, che è l'unica potenza nucleare di tutta l'Unione Europea, loro hanno un debito pubblico inferiore, molto inferiore al nostro, e hanno dei sistemi politici più razionali, per cui per esempio la Francia si assicura una solidità abbastanza durevole, no? Macron sarà presidente fino alla fine del mandato e lui conta molto, molto più del suo presidente del Consiglio. E in Germania c'è un sistema, secondo me, perfetto, cioè chi pone la sfiducia ad un governo deve prospettare un'alternativa, si chiama la sfiducia costruttiva. Sono tutti sistemi che danno maggiore solidità. Il nostro non è tale e soprattutto economicamente ci vede in una difficoltà crescente. Ecco perché le scadenze di fine d'anno, dell'anno solare, diciamo, non quelle vicine, saranno un po' il banco di prova e lì forse può succedere qualcosa. Lì potremmo capire per davvero se il governo tiene o non tiene, cioè è possibile che a partire dal dato economico e quindi dalla difficoltà di costruire una manovra che tenga conto di circa 50 miliardi che ci portiamo già dietro, esatto, e che sia accettabile, lì capiamo se reggono o non reggono. E è passato un poco più di un anno, no, dalle ultime elezioni e lì si era detto, prendo in prestito il titolo del suo libro, che è una frase di Don Abbondio, no, nei Promessi Sposi, è stato un gran flagello questa peste, ma è anche stata una scopa, ha spazzato via certi soggetti che, figliuol miei, non ce ne liberavamo più. Ecco, un po' quando è arrivato questo nuovo governo, questo poteva essere quasi il titolo, no, del governo che arrivava, cioè loro sono arrivati gridando, beh, noi sì, abbiamo spazzato via gli altri. Lei ha ragione nel dire che si è percepito questo sentimento, diciamo così, di liberazione da qualcosa che non andava più, questo è vero, ma non per merito del governo che si è formato alquanto dopo, no? Si è formato a maggio, bensì per merito degli elettori che hanno determinato uno spostamento larghissimo, direi rare volte nella storia nostra si è visto uno spostamento elettorale così forte, che era l'indizio di una diffusa e largamente motivata insoddisfazione. Dopodiché è successo però la cosa imprevedibile. No, lei forse non si ricorda un film bellissimo, Tutti a casa, no? Quando Alberto Sordi all'inizio del film, dopo l'8 settembre, vede improvvisamente che i tedeschi attaccano le truppe italiane. E allora lui dice, sgomento, è successo qualcosa di inverosimile, i tedeschi si sono messi d'accordo con gli americani, va bene, cosa che naturalmente non era vera,
leggeva in maniera ingenua e distorta l'effetto dell'armistizio. Quello che è accaduto da noi è che si sono messe insieme due forze veramente antitetiche, veramente lontane l'una dall'altra, e non basta dire abbiamo un minimo comune denominatore al quale ci atteniamo, perché poi tutti i giorni ci viene detto questo non è nel contratto, quest'altro non è nel contratto, tante cose fuori del contratto che invece sono importanti. Che poi, diciamo, rischia questo essere dentro o fuori il contratto di produrre una paralisi, no? A maggior ragione se sono vicine le elezioni, quindi devi giocare anche la partita della propaganda, della campagna elettorale. Quello sì, quello peggiora le cose, diciamo così. Però diciamo che è vero quello che lei dice, cioè da una parte gli elettori hanno detto basta, basta con quelli di prima, proviamo con delle forze nuove. E dall'altra parte però questo è diventato anche il racconto sia di Di Maio che di Salvini. Noi siamo il governo del cambiamento. Dopodiché questo governo del cambiamento in cosa ha cambiato l'Italia? Ma no, lo può dire Di Maio, perché indubbiamente era la prima volta che andava a che governare. Questa forza politica giungeva al governo. Ma la Lega è stata al governo dal 1994, sì, quando andò al governo con Berlusconi. Diciamo. Quindi dire che sì, il cambiamento è un paradosso, va bene. Né basta dire però è cambiato il capo. Il capo non cambia natura alle persone o alle forze politiche. Al massimo è più o meno bravo, più o meno abile, però la forza politica è quella e certamente tutto è fuorché cambiamento. Facciamoci aiutare della storia a proposito dei due, no? E delle abilità dei due. Chi è Salvini, chi è Di Maio, a chi li possiamo paragonare? Ma la storia umana è lunghissima. Io mi ricordo una commedia di Plauto, commediografo latino, che si intitola in latino Miles Gloriosus, il soldato che si vanta. Pasolini, grande scrittore, tradusse in italiano questa commedia e ci mise un titolo divertente, Il Vantone. Si inventò una parola il vantone neologismo. Non è mai. E Salvini è perfettamente il vantone. L'altro è un ragazzo di buona volontà, però la preparazione remota è necessaria. Mentre farsela durante il governo, durante l'azione di governo, significa inevitabilmente commettere delle ingenuità, degli errori, fare marcia indietro, smentirsi, rimanere soccombente rispetto a uno che è più furbo. Questo è il problema. E quindi lo possiamo accostare magari saprei, nella storia romana ci sono stati dei consoli che erano generosi, andavano in battaglia e ci lasciavano la pelle. Poi naturalmente la Repubblica lei Romana ha questa preoccupazione, che Di Maio ci lascia la pelle politicamente, ovviamente. Senta, professore, sì, no, è chiaro, la parabola del potere, no? Di colui che governa, io faccio sempre riferimento alla storia perché secondo me studiare, ricordare ci aiuta sempre un po'. Che tipo di parabola è? Molto, è una parabola un che inevitabilmente ci porta dall'alto verso il basso e poi inevitabilmente prevede una caduta? Dunque, un vecchio volpone della politica che si chiamava Giulio Andreotti, va bene, che ha governato parecchio a lungo della sua vita, diceva il potere logora chi non ce l'ha. Va bene. Però era una battuta di spirito, nel senso che anche il partito di cui lui era un esponente importante alla fine è stato logorato dal potere, quindi il potere di per sé determina un scollamento rispetto a chi ti ha votato, perché ognuno si aspettava qualche cosa, non la vede realizzata, comincia la delusione, magari non dopo un mese, però dopo anni succede, quindi la parabola discendente nella gestione del potere è inevitabile. Un signore piuttosto astuto che governa la Russia, no, che si chiama Putin, ha trovato una ricetta. Si alterna con una specie di controfigura, Medvedev. Una volta è presidente l'uno e l'altro fa il primo ministro e poi viceversa. Pensano in questo modo questo di non rallenta, lei dice, la caduta inevitabile. Rallenta
il processo che peraltro dura e lo si vede ancora. Sì. Senta, professore, nel frattempo, torniamo in Italia, è cambiato qualcosa dalla parte dell'opposizione. Allora io le chiedo, al di là di quello che è oggi il Partito Democratico con Zingaretti, mi interessa anche e soprattutto capire quanto per una democrazia è importante un'opposizione forte, un'alternativa valida. Non importante, importantissimo. Direi che in questo un paese che ha una vita parlamentare molto lunga, e cioè il Regno Unito o Inghilterra che dir si voglia, ci insegna molte cose. I laburisti, per esempio, partito laburista, partito molto interessante, tra l'altro si chiama Partito del Lavoro, che è una parola secondo me bellissima, ed è anche un programma oltre che una bella parola. I laburisti non hanno mai cambiato natura, hanno perso, hanno vinto, sono granitici nel sostenere quello che sempre hanno sostenuto. Oggi molti gli vanno dietro, Corbyn ha un grande successo. Ecco, l'opposizione vera fa bene a tutti, invece un'opposizione che non sa dove andare a parare, che cambia parere, che usa parole che non si capiscono, è destinata a non vincere mai. Al momento in che condizioni la vede l'opposizione in Italia? Insomma, mi dica, malata, malaticcia, sta guarendo, mi dica. È pieno di buona volontà, ma lo vedo molto lontano da una vera ripresa. Dovrebbe, a mio modo di vedere, tagliare col passato. Dovrebbe dire: abbiamo sbagliato per tot anni, ora ricominciamo. Se invece cerca di salvare tutto il salvabile del passato, alla fine non va molto lontano. Senta, le chiedo da ultimo, mi faccio aiutare dalla mitologia, no? Vaso di Pandora. Allora, il vaso era stato regalato a Pandora da Zeus, no? E però Pandora, curiosa, lo scoperchi e dentro c'erano tutti i mali del mondo e sul fondo però rimane La speranza. Ora io le chiedo, intanto sto vaso noi l'abbiamo già scoperchiato e soprattutto c'è ancora un po' di speranza? Prego, professore. Beh, ma questo famosissimo mito rassomiglia un po' alla narrazione del peccato originale, no? Il peccato originale nasce dal fatto che non bisognava prendere quella tale mela, no? E succede tutto quello che noi ancora patiamo, secondo la leggenda. Quindi il vaso di Pandora è una versione pre-cristiana o molto remota di questa idea, ma sa da dove nasce? Questa nasce dall'idea diffusa in tutte le culture che c'è stata un'epoca remotissima in cui eravamo felici, l'età dell'oro. Quindi tutta la storia dopo è decadenza, ci deve essere una causa. Allora o è Adamo che si fa traviare, o è Pandora, cioè, che scoperchia il vaso, ma siamo sempre lì. Però poi c'è un di più, che cioè Zeus era anche un grande donaiuolo, quindi questo ha complicato le cose. Professor Canfora, è sempre un piacere averla ospite, spero che torni a trovarci presto. Grazie in ogni caso per essere stato con noi. Arrivederci. Apriamo Antonello De Fortuna. Vediamo che storia ci racconta invece De Fortuna. Il confronto è complicato, una Antonello, di numeri sono consapevole. E non sono numeri positivi. Sì. Io non assolutamente ubi maior minor cessat, però sto in un posto dove stanno uscendo i numeri che non sono buoni numeri per il nostro paese. Siamo al MEF, il Ministero per l'Economia e le Finanze, sta parlando il segretario generale dell'OSCE, l'Organizzazione per lo Sviluppo Internazionale, insieme al ministro Tria, e c'è la presentazione del rapporto sull'Italia 2019. Il rapporto, eccolo qui, ce l'hanno consegnato pochi secondi fa, e parla di una misura come quota 100 che sarebbe troppo costosa. Mai una gioia, troppo costosa e oltretutto aumenterebbe le disparità tra nord e sud, ma non solo. Si parla di un tasso di disoccupazione in costante aumento, leggo appunto oltre dall'attuale 10,6% al 12% sia nel 2019 che nel 2020, e un debito in costante crescita nei prossimi anni, appunto dal 132% al 134%, 135%. Quindi sono notizie che non faranno contento Tria e ovviamente i suoi vicepremier Salvini e Di Maio in queste ore, diciamo così, impegnati in un po' un braccio di ferro sul futuro del governo. Adesso vediamo se riusciamo a vedere la sala, chiedo a Luciano di alzare un po' l'inquadratura. Vedete, questa è la sala Ciampi dove si tenevano i primi consigli dei ministri dopo l'Unità d'Italia, ma c'è Tria,
al centro del tavolo, grande, e in piedi il direttore generale dell'Ocse che sta parlando, sta svolgendo la sua relazione e sta appunto snocciolando questi dati non positivi sul nostro paese. Mai come in questo momento viene da dire il povero Tria, tutta una parola. Grazie ad Antonio De Fortuna che ci chiede la linea quando lo ritiene. Alessio? C'è comunque chi sta peggio, anche se per andare a cercare chi sta peggio dobbiamo rivolgere lo sguardo oltre Manica. Questo ipotetico colloquio che abbiamo trovato su internet, una pagina dedicata alla Brexit tra Angela Merkel, cancelliera della Germania, e Theresa May, premier inglese, esci stasera? Non me la sento. Non sono aggiornata. Sono già tre volte che non se la sente, alla quarta vedremo. E poi Renzo Mattei, alter ego su Twitter dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, sarà il capolista di Forza Italia alle europee per la circoscrizione Centro Italia. Sicuri che sia un pesce d'aprile? Bah. Chi può dirlo? Facciamo entrare gli ospiti in studio. Goffredo Buccini, firma del Corriere della Sera, il suo ultimo libro è Ghetti, l'Italia degli invisibili, la trincea della nuova guerra civile. E qui comando io, non è riferito a Buccini, ma ci arriviamo. Diciamo, il sospetto ce l'ha. Facciamo entrare il professor Massimiliano Panarari, politologo della LUISS, autore di Uno non vale uno, democrazia diretta e altri miti d'oggi. E facciamo entrare l'onorevole Ignazio Corrao, eurodeputato del Movimento 5 Stelle. Bentrovati tutti. Allora, qui comando io, Buccini, ha detto Salvini. Ora io devo andare in pubblicità, però è irresistibile che comando io. Beh, o almeno no? È la sintesi del pensiero salviniano di questo periodo, e quindi Di Maio l'ha accolta al volo perché ha bisogno di mettere un paletto. E chi ha fatto Di Maio? Chi ha fatto Di Maio, Alessio? Beh, ha detto smentisci per favore, ti smentisci prego. Smentisci per favore, abbiamo l'audio, smentisci per favore, fatemelo sentire. Io credo che il governo debba andare avanti. L'unica cosa che non condivido è, e spero che non sia vero, questa frase di Matteo Salvini che stamattina leggiamo su Repubblica, qui comando io. Voglio dire una cosa molto chiara, qui mandano gli italiani. Siamo sempre detti che governeremo questo paese con umiltà al loro servizio, al servizio degli italiani. Se fosse vera quella frase sarebbe grave, perché gli uomini soli al comando già ne abbiamo avuti con Renzi, con Berlusconi, abbiamo già avuto abbastanza uomini soli al comando che hanno fatto danni. E se fosse vera sarebbe una trasformazione di Matteo Salvini, non lo riconoscerei in una frase del genere. Quindi ma spero mi permetta. Che non lo riconoscerebbe, neanche lei onorevole Corrado lo riconoscerebbe, secondo me Panarari e Buccini un poco lo riconoscerebbero, però l'uomo sulla comando. Che non è importante se l'ha detto alla lettera, è la sintesi del periodo politico, quindi poco importa se ha pronunciato esattamente poi, quelle poi parole. Poi diciamo che no. Salvini non è che proprio ha smentito, ha detto che sono cazzate siciliane. Questo è vero. Cosa dice Corrado? Tutti quelli che pensano di poter comandare da solo nel giro di poco tempo... A volte escono di scena, però secondo me di questi tempi poco tempo. Quindi non anche lei dice che Di Maio non l'ha mai detto, cioè che Salvini non l'ha mai detto. Ma Di Maio non l'ha mai detto sicuro. Di Maio no, dico Salvini secondo lei neanche ci pensa. Ma magari Salvini ci pensa, ma siccome è una persona intelligente penso che non lo voglia fare, perché sennò durerebbe davvero molto poco. Alessio? Tra l'altro l'onorevole Corrao ha detto i cittadini non vogliono bulli ma fatti, è una dichiarazione alle agenzie. Giusto. Non penso si riferisse a me, né a te, né a Buccini, né a Panarari. No, non era ancora bullismo, magari lo bullismo, dice adesso, però non era ancora entrato in trasmissione. Ogni tanto Salvini non c'ha sta cosa che ma Salvini è un bravissimo comunicatore, penso il migliore che forse oggi c'è in giro, su quello siamo tutti d'accordo, però oggi fa il ministro dell'interno, piuttosto che parlare e alzare sempre i toni e cercare consenso, il consenso va ottenuto sulla base dei fatti, quindi basta dimostrare di saper fare con i portafogli, con i ministeri che gestisce la Lega. Adesso la parola portafogli mi viene tutta una cosa, no? Beh, una specie ministro di dell'interno ha un portafoglio. Andiamo in pubblicità ricordando a me e a tutti noi che è il primo di aprile, quindi magari era un pesce d'aprile. Pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Eccoci qua di nuovo in studio. Allora vi propongo un viaggio tra presente, passato e futuro.
futuro, poi nel frattempo c'è la foto del pesce d'aprile, così come Memento Mori. E, dunque, Alessio, da dove partiamo? Dalla Toscana, no? Partiamo dalla Toscana, per dalla mia Toscana. Per ragionare di presente, la tua Toscana, sì. Per ragionare di presente, sì, perché il weekend dei politici, dei nostri leader di governo, è stato caratterizzato da dei post social abbastanza bucolici, agresti, con un rapporto confidenziale anche con gli animali. Questo è Salvini. In Toscana, l'una e 1:32 del pomeriggio, sì. Che la fortuna vi accompagna, amici. Vi voglio bene con la coccinella. Ma lei vuole bene anche a lei. Ripresa in tante angolature. Sì, no, beh, questo mi rende più sereno, per l'appunto, decisamente. No. Sì. Senta, lei come la traduce? Il, diciamo, il vice ministro, cioè il ministro Salvini, ministro dell'interno, vice premier. È carino, no? Che con la coccinella auguri buona fortuna a tutti noi. È una comunicazione molto studiata, enormemente artificiale, naturalmente. Mancavano solo i gattini, ma i gattini non si sposano con la campagna primaverile. Ora, cosa hanno fatto milioni di italiani ieri? Era domenica, la gita fuori porta. Certo. E questa è la perfetta gita fuori porta, addirittura cioè in un paesaggio agresto. Cioè, io sono come voi nella gita fuori porta. È la disintermediazione assoluta, non avevamo mai visto, per l'appunto. Andiamo avanti. Pomeriggio, inoltrato, una foto postata da Salvini con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, pomeriggio. Ah, questa però l'hanno postata tutti e entrambi. Due, cioè l'ha postata Salvini e l'ha postata più o meno anche allo Conte. Stesso orario. È quasi perché, identica la sì, foto. Sì, perché prima l'ha postata Salvini, 18:25, eccolo qui, pomeriggio di lavoro, relax in Toscana, parlando di futuro, buona domenica amici. Quante e questa lettere è la foto. Avrà impiegato? Quante saranno adesso ad un conto sommario? 180, 100, 200. 120, sì. Cioè, vogliamo fare 150, via, 150, andiamo oltre, sì, vediamo invece il messaggio di Conte. Il messaggio di Conte è arrivato alle 18:39 sulla sua pagina Facebook, bel pomeriggio insieme nella campagna fiorentina. Riusciamo ad averlo quello postato da Conte? Bene le parole e le discussioni, eccolo qui, rispettando ognuno le idee dell'altro, ma non perdiamo mai di vista la ragione sociale per cui siamo al governo, lavoriamo con la massima concentrazione per gli interessi degli italiani. Cosa vogliamo dire, Buccini? Conte deve lavorare un po' di più sulla comunicazione. No, sono proprio due forme di comunicazione. Intanto vi volevo far rilevare che nella prima delle foto lui indossava la maglietta della famiglia, la maglietta quella di Verona, sì. E questo serve con la coccinella a dare tutta quanta un'immagine rassicurante di un convegno che non è stato tanto rassicurante per tutti, insomma. Quindi però quello serviva a quello. E Conte occupa, secondo me Conte occupa uno spazio articolato di pensiero politico che potrebbe avere un senso nel futuro, perché io non credo che la comunicazione funzionerà sempre e per sempre con delle botte secche e veloci. Penso che verrà un momento in cui agli italiani verrà voglia di capire, di moderarsi, di ragionare. E credo che Conte l'abbia capito molto bene. Io credo che lui stia facendo un percorso. Il percorso di Conte è visibile, è molto forte. L'arco del personaggio, come si chiama in una sceneggiatura, è fortissimo quello di Conte dall'inizio, da quando si presenta lì in mezzo a questi due e dice ma questo lo posso dire, quando questo poi no, al clamoroso passaggio di questi giorni. Insomma, quindi, però questo ci porta lui ha capito qualcosa, uno spazio. Sì. Ecco, quindi dal presente lui ha intuito che c'è uno spazio politico. Che la parabola di Renzi insegna su questo. Renzi era un mago di tweet, di comunicazione veloce, i gufi stanno rosicando, tutta quella roba lì. È gonfiato e si è sgonfiato però molto velocemente. Tu con Renzi la puoi tirare a Salvini, così si capisce benissimo. Si chiamano tutte e due Matteo, che sarà il nome. Si capisce che lo stai facendo. È lo stesso modo di comunicare. Io posso capire che va bene la maglietta con la famiglia, però piuttosto che far propaganda, che andare sempre a cercare voti, diamo l'esempio. Cioè, la cosa divertente di questo paese è che tutti i leader politici che vanno dietro ai convegni sulle famiglie tradizionali sono quelli che di famiglia ne hanno due o tre. Cioè, questo è una cosa un po' particolare. No, però quella maglietta, potete notare che la maglietta non c'è ma più. No, ma è bellissimo perché stanno notando dettagli. Vorrei segnalare anche che in una Salvini ha le braccia incrociate, che una facile psicologia direbbe no, è respingente, è respingente e nell'altra invece un po' più l'altro era un tweet fissato. Sì. Cioè l'altro era un tweet bloccato, quello della coccinella e della maglietta con la famiglia, in maniera da esporre il più possibile, far durare, per l'appunto, in maniera da far durare il più possibile l'esposizione sui social. Ci sono le maiuscole, attenzione, fortuna, amici con la maiuscola. Lui sta scrivendo esattamente come ciascuno di noi scriverebbe un tweet,
un cioè, SMS ci vada piano piano, chiunque di noi, non è detto. Come molti di noi potrebbero scrivere un messaggio parlando con gli amici. Mi fai vedere l'altro, l'ultimo, che è quello che preferisco? Quello che conclude la serata, sempre immagino dalla Toscana, oggi anche nel pollaio, che bella la campagna italiana. No, sono cambiati gli animali. Questo è il mio preferito, quello del pollaio. Corrao no, la vedo, no, che piace. Cioè, a me, allora, la cosa che voglio dire è che comunque Salvini oggi è un ministro dell'interno. Tutti quelli che hanno dei ruoli di responsabilità ci sta, ne puoi fare uno di tweet o di fotografia con gli amici, con la famiglia, con il pollo, con la coccinella, col gatto, ci può stare, ma non puoi fare sempre solo questa comunicazione. Io non dico Salvini, tutti, noi compresi, dobbiamo essere giudicati per il lavoro che facciamo per gli italiani, cioè questo è il punto. Io credo che invece si parla sempre tanto e troppo di comunicazione e ovviamente così si aumenta l'ego del personaggio. Se ogni posto che fa se ne parliamo in ma l'avrà veramente detto? Non parlo solo di Salvini. Cioè lui lo fa perché poi noi ne parliamo qui. L'avrà sempre detto. E vabbè, però inevitabilmente poi anche ti chiedi, no, cosa significano le cose. In un paese, secondo me, in un paese maturo politicamente, uno gli dice, ok, hai fatto una foto col pollo, adesso risolvi i problemi di sicurezza in Italia, perché ti abbiamo votato per quello. Così la foto col pollo perché la rimetta dopo sei mesi. Perché non li ha risolti i problemi di sicurezza in Italia. Mi sembra un work in progress, quindi noi siamo lì per lavorare e per risolverli. Lui pure, abbiamo questo contratto di governo, pensiamo a lavorare, altrimenti agli italiani non va bene se stiamo dietro allora, i polli e le coccinelle. Non è esattamente il passato, il fine settimana, siccome alle volte in questo fluire di affermazioni, post, eccetera, noi ci chiediamo, questa cosa l'avrà detta veramente, avrà detta per fine, è un pesce d'aprile, le leggo Corrao alcune dichiarazioni, lei mi dice vero o falso, cioè mi dice se un pesce d'aprile è la realtà. La prima, tassiamo i single per aumentare i matrimoni. Mi sembra che un dice? Po' falso. Cioè dice che non l'ha potuta dire nessuno. Beh, non lo so, in Italia chiunque può dire qualsiasi cosa, c'è libertà di espressione. Parliamo però di, insomma, i frasi. Cioè dipende chi l'ha detto, chi sarebbe il soggetto. Capito, lei mi deve dire, secondo lei se è stata detta oppure no? Ma il convegno sulla famiglia? Certo, mi sa di a dire che... Sono tutte possibili. La seconda me la ricordo. La seconda il cancro colpisce le donne che non fanno figli. Forse la più improbabile, la più improbabile è la terza. La 194 non si tocca. Io tenderei a dire che la più improbabile è la prima perché non si può tassare. Aumentare le tasse è politicamente sbagliatissimo. Mi pare che Salvini abbia detto che la 194 non si tocca. Non si tocca. Alessio, scioglici i dubbi. Partiamo dall'ultima. In effetti è vero, sono tutte vere. Innanzitutto non c'è un pesce d'aprile. Salvini ha detto al convegno di Verona che la 194 non si tocca, invece tassiamo i single per aumentare i matrimoni, è stata detta dal leader la proposta delle chiese pentecostali Sandro Oliveri, la seconda tremenda è di Babette Francis, relatrice anche lei del congresso mondiale sulle famiglie di Verona. No, alla scuola quando c'era il gesso, no, che tu cancellavi con il cancello. La seconda, guarda, non voglio fare statement politici, ma è una frase raccapricciante. Semplicemente non si può sentire. È una frase che non si può sentire. Allora, prima una non cosa è stata però pronunciata da un politico, infatti. Esatto, perché sennò la ragione parlare il politico giusto, non si poteva mai assumere la cosa responsabilità. Di ipotizzare vero, un aumento delle tasse. Fine settimana, presente, passato, futuro, il taglio di Maragrazia Gerina. Entriamo nelle cose successe. Salvini ci prova a cominciare la settimana con una nota dolce che smentisca le minacce di crisi fatte per venire, secondo i giornali, domenica pomeriggio a Conte durante l'incontro del muretto a Firenze. Sono, come si dice a Oxford, cassate e quindi il governo va avanti. A dispetto delle foto postate a due voci, la famiglia gialloverde non è mai stata così sul punto della rottura come nei giorni prima, durante e dopo il congresso di Verona, divisa nello spazio e anche nel tempo. Noi qui guardiamo al futuro. A Verona ci sono dei fanatici, qui c'è il buonsenso. E lo dico con massimo rispetto a qualche distratto amico di governo che pensa che ci sia qua dentro un ritorno al passato. Qua dentro si prepara il futuro. Tra accuse di ritorno al passato e dispute sul futuro, il destino del governo giallo-verde sembra sempre più incerto, almeno quanto quello del paese. Noi arriviamo verso lo zero, la Germania va a zero qualcosa, 0,7, 0,8.
Davanti una settimana complicata, dove dopo le liti sui figli, le mamme, i papà e le adozioni, a tenere banco sarà l'economia. Allora si dice, l'Italia che succede? C'è la recessione, dovete fare manovra correttiva, non la dovete fare, nessuno ce la chiede, chiariamo subito. Niente manovra correttiva dunque per ora. Entro 10 giorni il governo però dovrà rendere noto il nuovo documento di programmazione economica, anche se nell'incertezza del tempo presente sembra sia orientato a non scendere troppo nel dettaglio sulle scelte future. Non rinviabili sono quelle sulle misure da inserire subito nel decreto crescita, che nelle intenzioni di Tria dovrebbe essere approvato in settimana. E non salvo intese come è avvenuto per il decreto sblocca cantieri approvato in Consiglio dei Ministri ma ancora in attesa di ulteriori chiarimenti. A dimostrazione che l'economia è tema divisivo quanto e più dell'amore coniugale. Vedi alla voce commissione d'inchiesta sulle banche. Conte prova a serrare le fila. Il mio motto è sobri nelle parole, generosi nelle azioni. Ci riuscirà? Direi che ci sono due questioni, no? Al di là delle graffiature che poi arrivano su un tema invece che su un altro, io considero la vicenda del congresso, del mondiale delle famiglie, solo una delle occasioni per il governo per tirarsi uno da una parte, uno dall'altra, per segnare, marcare la differenza. E poi oggi c'è stato un nuovo passaggio perché Spadafora ha detto che la legge Pillon non entrerà, non vedrà mai la luce, non entrerà mai in aula. Poi dall'altra parte hanno risposto, Alessio, mi sembra che dalla Lega abbiano detto come sì, no. Sì, il capogruppo del Senato, eccetera, Romeo, eccetera. Ha detto Spadafora non arriverà mai in aula, ha smentito il capogruppo della Lega Romeo dicendo il testo è lì ed è nel contratto di governo. Insomma, quindi il braccio di ferro, eccetera. E forse poi c'è la questione economica. E quello poi è il punto vero, perché io penso che nulla di vero succederà prima del 26 di maggio, che questo esecutivo resterà insieme a qualunque costo, a costo di rinviare qualsiasi cosa, tutto, qualunque cosa che possa essere divisiva, cioè tutto. Chiassosa paralisi, cioè sostanzialmente, diciamo. Perfetto, una chiassosa paralisi. Dopodiché, però, dopo il 26 di maggio arriva l'estate e poi arriva addirittura l'autunno, è noto che arriva l'autunno. Pare di sì, ecco, cioè, è una cosa che si ripete spesso. E quindi, ci sarà il posto con le foglie che sì, cadono, quindi, no? Quindi sembra che arrivi l'autunno anche quest'anno. E questa cosa porterà dei grossi guai, perché c'è una manovra economica alle viste pesantissima, perché il nostro esecutivo ha rinviato, tanto per cambiare, all'anno prossimo 23 miliardi per sterilizzare. Solo per sterilizzare. Crediamo a Tria quando ci dice che nessuno chiede una manovra correttiva, ma... Mi perdona, Buccini, siccome sta parlando Tria, apriamolo un attimo, apriamolo. L'operatore ha qualche incertezza, vediamo se riusciamo a alzare l'audio, se no ecco, vediamo parlando, le figurine. Sta parlando. Antonello, dici di entrare pure nel mercato. Sta parlando da poco il ministro Tria, sta parlando da poco, ha detto l'importanza del rapporto biennale dell'Ocse, ha insistito dicendo adesso lo sentiamo Antonello, proviamo a sentirlo un attimo, vediamo se becchiamo un passaggio. Sentiamo il ministro. Ma nel consentire la popolazione a rischio, come ho detto, di emarginazione sociale, che significa intervenire sulla parte più fragile della forza lavoro italiana, il meccanismo di condizionalità che è stato previsto e che prevede l'erogazione del beneficio solo a fronte del coinvolgimento attivo in percorsi lavorativi o formativi, non solo consente questo disegno di evitare eventuali abusi, garantendo quindi allora, che il sussidio... facciamo così, rientriamo in studio. Ovviamente era un messaggio per Buccini che De Ghetti ha scritto. Lui ha letto Ghetti e chiaramente stava riferendosi a Ghetti. È una io ho per Tria addirittura dell'affetto, non perché sì, ha letto Ghetti, no, ma perché il povero Tria riesce, tutto attaccato, riesce questo a resistere, secondo me, in nome della fedeltà istituzionale, soltanto in nome della fedeltà, a pressioni e attenzioni e anche talvolta a... il personaggio non consente, ha umiliazioni tra virgolette, che quasi nessuno di quel livello, stiamo parlando di un professore risolto, cioè di una persona che non ha bisogno più di nulla nella vita, io credo che lo faccia davvero solo per fedeltà istituzionale, quindi dobbiamo a Tria un pensiero affettuoso e anche un po' preoccupato verso l'autunno, diciamo. Allora, con Roma, Tria salta?
Penso proprio di no, dove deve no, saltare. No, perché leggiamo continuamente che insomma adesso i rapporti sarebbero tesi con Conte, Conte si sarebbe arrabbiato con Triatri, ha detto un paio di frasi, noi, no? Ha detto facciamo crescita zero e poi ha detto che attaccare le banche mina l'interesse della nazione, era qualcosa anche intuitivamente uno ci poteva arrivare. Quasi, no, però invece Conte infatti ha risposto, ah, non lo dicesse mai più, e soprattutto ha detto, a proposito della crescita zero, casomai è lui il primo responsabile, quadro, quindi non va bene che quadro, lo dica. No, nel quadro europeo, ma nel quadro globale il problema della crescita zero non è un problema che riguarda solo l'Italia, è un problema di contrazione sì del commercio, è un problema di guerra di dazi, è un problema che riguarda molti stati e su cui noi stiamo provando a fare una scommessa diversa rispetto a quelli che c'erano prima, ossia provare a stimolare la domanda interna in un momento in cui la domanda esterna ha dei problemi. Ora, lasciato perdere questo, la situazione politica ci dice che in questo momento è normale che ci siano delle scaramucce, noi e la Lega siamo due forze politiche molto diverse, noi siamo sicuramente progressisti, loro sono un po' più conservatori. Delle, il punto che, è se al di là delle scaramucce poi fate le cose o non le fate. È quello il punto. Allora, sui provvedimenti legislativi che sono stati fatti c'è gran parte di quello che avevamo promesso durante la campagna elettorale. È logico che non si esaurisce l'azione di un governo in 8-9 mesi e abbiamo l'idea di portare a casa, di portare avanti a termine per 5 anni, insieme con la Lega sulla base del contratto di governo, ma in questa fase storica in Italia, di fatto, perché ci sono tante scaramucce? E perché c'è la campagna elettorale? Perché, ma anche perché noi e la Lega in questo momento rappresentiamo quasi governo e opposizione insieme, perché attorno a noi c'è il vuoto, c'è la Lega e il Movimento 5 Stelle, gli altri di fatto sono diventati completamente invotabili, questa è la lettura che do io. Allora, facciamo una cosa, Alessio, che succede? Faccio vedere l'apertura di HuffPost in questo momento, i dati che ci ha dato Antonello De Fortuna poco fa, che arrivano dall'Ocse sotto zero, l'Ocse vede un crollo anche del PIL a meno 0,2% quest'anno, bocciata totalmente quota 100, Gurria dell'Ocse ha detto poco fa che abrogarla libererebbe 40 miliardi e il reddito di cittadinanza non aiuterà la crescita. E oggi Padoan, l'ex ministro dell'economia... Però dico, sono gli stessi che avevano fatto previsioni di crescita incredibili sulle manovre precedenti che non si sono realizzate, sì, si sbaglia. No, spieghiamo a chi ci ascolta. Questo governo prevedeva la crescita all'1,5 e adesso prevede lo zero. Sulla base questo governo sbaglia gravemente. Ma infatti io non considero Bibbia nessuna previsione economica. Io semplicemente mi permetto di rilevare che quando una cosa te la dice uno, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il decimo, il ventesimo, magari non sarà meno zero, ma potrebbe essere zero. Ma infatti in maniera molto pragmatica verranno valutati i fatti. Noi possiamo valutare negativamente quelli precedenti, ex vediamo ministro come dell'economia si chiede chi pagherà nel governo il conto della recessione, questo me lo chiedo anch'io, cioè come finisce il gioco del cerino, perché poi qualcuno, se i conti vanno veramente così, ne dovrà rispondere. La sensazione è che Salvini sia più strutturato e si tenga un po' più lontano dai conti, come se non fossero affar suo. Arrivo da Panarari, ma prima vi porto, ieri era Rousseau, piattaforma, lei che sa tutto, Corrao, com'è la frase? La piattaforma Rousseau va superata, verità o pesce d'aprile? L'avrebbe detto Di Battista. Pesce d'aprile. Pesce d'aprile, è sicuro? Sì, perché Alessandro Di Battista è stato parte, è stato sicuro? Anche lei. Penso di sì. Le do un'altra possibilità, è proprio sicuro? Io penso di sì. E infatti è un pesce d'aprile. Vabbè, volevo fare finito. Andiamo al servizio e arrivo da Panarari. Sei cattiveria. Stiamo migliorando i sistemi di selezione, ma abbiamo sempre puntato a scegliere le persone migliori che potessero andare in Europa o in Parlamento. Spero che anche gli altri partiti cambieranno. Così Davide Casaleggio a Rousseau City Lab di Genova commenta i primi risultati delle parlamentari europee a 5 Stelle. Nei nuovi requisiti richiesti ai candidati si intravede il cambiamento auspicato da Di Maio per rinnovare il movimento dopo il calo di consensi alle regionali. Posso scrivere selezione più accurata sugli iscritti? Tiraria di rottamazione. Ma siamo nati come, tra virgolette, rottamatori, ma non come Renzi. E noi abbiamo raccolto qualche suggerimento tra gli attivisti e gli amministratori. Ah, cosa rottamiamo? Che purtroppo facciamo poca formazione a chi poi candidiamo nelle liste. Sono delle regole che ormai sono superate. Quella dei due mandati non ha senso. Quella la rottamerebbe. Ma per forza, quando uno impara viene buttato fuori. Quindi cosa rottamiamo? Il blocco alle liste civiche per le amministrazioni, soprattutto nei piccoli comuni.
l'avrebbe trovata qualche lista civica? Sì, è già costruita in realtà. Il problema... Aspetta solo il via libera. Aspetterebbe solo via libera, che difficilmente arriverà in tempo, e quindi per questa volta ci rassegneremo a correre solo come movimento. Più che rottamare dovremo ritrovare lo spirito primigenio. Lo spirito di Battista, lui se ne va però, si è rottamato da solo. Si è messo a lato. Cosa rottama del movimento? La Lega, abbiamo dei valori diversi, siamo essenzialmente diversi, ci dobbiamo confrontare, un po' limita l'attività. Rottamerei lo slogan uno vale uno, bisogna fare delle differenze a seconda delle competenze. Quindi c'è qualcuno che vale più degli altri? Sì, siamo per la meritocrazia e allora l'uno vale uno non è vero. Studio abbiamo commentato e un altro partito viene fuori, un altro partito. Comunque secondo me da questo servizio emergono due cose molto interessanti. La prima è che il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che fa scegliere i candidati alle europee ai propri iscritti, gli altri sono tutti scelti in segreteria. E la seconda che è comunque esperimenti del genere, dove gli iscritti fanno delle proposte di modifica, di cambiamento, ci si evolve, è normale che alcune regole possono cambiare, è un bellissimo esercizio di democrazia, quindi va visto con assoluto favore. La terza, gliela dico io, ha tolto la parola a Panarari. Vabbè. E questo non è bello. Panarari, deve rottamare il Movimento 5 Stelle? Accolgo con favore il fatto che uno vale uno venga rottamato per l'appunto dal Movimento 5 Stelle. Ma anche perché, diciamo, Panarari ne ha scritto, cioè ha dato un'indicazione, uno non vale uno. Approfittare per spiegarlo, l'uno vale uno. Sì, adesso ci arriviamo, voglio sentire un attimo Panarari su cosa deve rottamare il Movimento 5 Stelle e quanto rischia di pagare solo il Movimento 5 Stelle un eventuale dato economico catastrofico o comunque difficile, assai difficile. Non me ne voglia l'onorevole Corrao, ma mi sembra che il Movimento 5 Stelle sia la vittima predestinata nel caso in cui ci sia qualcuno che deve pagare pegno. Le coccinelle di Salvini non sono solo folklore, ovviamente, servono precisamente a prendere le distanze. Del resto l'onorevole Corrao diceva prima, giustamente, che la forza di questo governo è l'essere al tempo stesso animato da chi fa opposizione e chi fa governo, il che naturalmente agevola fortemente il ruolo rispetto ad un'opposizione che è sempre silente, come abbiamo osservato nel corso di queste settimane, ma poi a un certo punto i nodi vengono al pettine e allora delle due forze ne rimarrà solo una, per citare un grande slogan. E la sensazione è che naturalmente il Movimento 5 Stelle è destinato a rimanere in campo, ad essere presente, ma ha svolto una parabola così veloce, se ci pensiamo, nell'arco di meno un decennio, forza antisistema, arriva al governo senza istituzionalizzarsi, partito molto legato ad una figura che è quella di Luigi Di Maio, per cui se Luigi Di Maio si appanna ovviamente il Movimento 5 Stelle ne pagherà delle conseguenze. E Conte non può essere l'altra carta? L'analisi di Buccini è un'analisi molto molto interessante, ma questi sono ancora tempi in cui la comunicazione è molto veloce e molto, diciamo così, coccinellosa, per inventare un neologismo. E non quindi è ancora... quell'invito al ragionamento di cui parlava Buccini... Fa molta fatica a passare. Io penso che non necessariamente passerà neanche dopo, ma in questo momento i tempi sono troppo stretti. Del però resto le cose stiamo che misurando... dice Panarari mi fanno pensare che il governo non cadrà neanche dopo le elezioni di maggio, perché se è così, se Panarari ha ragione, certo, il Movimento 5 Stelle perché mai dovrebbe far saltare il banco piuttosto... Ma Salvini sì, attenzione. Perché Salvini ha il 17%, non ha il 35% dei sondaggi o che prenderà alle europee e prima o poi vorrà prendere veramente quei voti. Guardate, su chi paga è semplice, perché i 5 Stelle hanno scommesso sulla povertà e Salvini ha scommesso sulla paura. Allora, vincere la scommessa sulla povertà è molto più costoso che vincere la scommessa sulla paura, dove dai quattro mazzate e tra un po' la gente si accorgerà che non funziona la legge sulla sicurezza, ma ci vorrà di più tempo. Con loro si vedrà subito, purtroppo per loro, e quindi questa cosa li penalizzerà. Lo dimostra anche il numero delle domande del reddito di cittadinanza, che sono molto di gran lunga di meno di quelle previste. 850.000. No, io sono in un telegramma. No, perché a Salvini in realtà conviene restare dov'è? Perché comunque innanzitutto c'è l'altro 83% del Parlamento che non ha intenzione di andare a votare, quindi fare cadere il governo e trovare le condizioni di voto non è neanche così semplice. La seconda cosa è che Salvini,
comunque a Salvini stare con noi alla Lega conviene, perché se ritorna con Berlusconi tutta, sì, diciamo se ritorna che con Berlusconi tutta, capitolo, tutto la il pallone che Berlusconi si è gonfiato si sgonfia immediatamente. A proposito di Berlusconi, la terza cosa è che il Movimento 5 Stelle viene dato per morto e spacciato da 7-8 anni, dice, e siamo sempre lì, quindi all'Ocse su Facebook l'ha fatta, non si intrometta, sappiamo cosa facciamo, rispetto l'opinione di tutti, ma quando non perdi occasione per sparare contro il mio paese e contro gli italiani, no, mi dispiace, ma questo non lo accetto, no intromissioni, grazie. Ma è la replica a questo rapporto che abbiamo sentito ora. Sì. Ora, io fatemi dire una cosa veloce, io proporrei una mozione per i nostri politici, ma non per Di Maio, per tutti e forse anche per i giornalisti, prendere un po' di tempo prima di parlare, perché il presentismo è il disastro del nostro tempo, cioè il dover dire una cosa senza aver neanche capito di che stiamo parlando è pericolosissimo. Rocard consigliava nella sua ultima intervista ai politici di prendersi qualche giorno stando chiusi in una stanza, si rischia di dire delle grosse fesserie. Bisogna stare attenti, sono le forze politiche del presentismo, fermi tutti, pesce d'aprile, hai ragione, ma che ci voglia un attimo di tempo prima di parlare. Finto sottomesso a Salvini. Allora, chi è questo? L'ha detto o non l'ha detto Berlusconi che Di Maio è un finto sottomesso a Salvini? Non l'ha detto, Corrao? Berlusconi può aver detto di tutto. Panarari? Direi di no. E invece, Alessio? It's true, è vera. L'ha detto. Ormai Berlusconi... Sabato c'era questa simpatica... Certo, Berlusconi ci fa partire assise con un seggio in meno al Parlamento europeo, ricordiamolo a tutti. Fatemi vedere il futuro di Berlusconi e di Forza Italia, e con Salvini e senza Salvini. Che futuro è? Vediamo il servizio e poi ci raggiunge Giovanni Toti. È per Silvio, Forza Italia! Non Forza Lega. Salvini mi piace, a me non è che non mi piace, però Silvio sì, devo dire. Nel 94 eri già nato? Io non ero nemmeno in progetto nel 94. Un glorioso passato, un presente difficile, un futuro incerto. Forza Italia all'Assemblea Nazionale di sabato ha festeggiato i suoi 25 anni di storia, ma rispetto ai fasti di un tempo è un partito ridimensionato nei sondaggi e prosciugato dall'avanzata della Lega di Salvini al 33%. Il futuro è incerto. Io 25 anni fa non c'ero, ci sono adesso, non mi sono lasciata affascinare da nessun'altra sirena. Nei sondaggi cala Forza Italia, c'è un fuggi-fuggi. Il presidente non è mai incerto, chi è fuggito non ha mai trovato migliori fortune. Il suo futuro lo vede con Salvini e Meloni, no? Noi ci siamo sempre stati, ci siamo, siamo sempre collaborativi. Mando vai se Salvini non ce l'hai, insomma. Mando vai se Forza Italia non ce l'hai anche, però, perché Forza Italia ha preso meno voti della Lega, ma in tutte le regioni è stata decisiva. Mi pare che Salvini sogni un futuro senza di voi. Ma io vi capisco, voi dovete cercare di spaccarci perché così riusciamo a far vincere di nuovo la sinistra. Scordatevelo ragazzi, non succederà. Siamo stati indispensabili 25 anni fa. Lo siamo ancora di più oggi. Io sono ancora qua. In assemblea si registra un grande assente tra i forzisti, Giovanni Toti, il governatore della Liguria, in dissenso con le scelte del partito. Siamo finiti, ci salviamo solo se facciamo le primarie, aveva detto ai giornali. Abbiamo avuto pazienza fino adesso. Credo che sia il momento di far finire questa pazienza. Un conto è criticare il partito, altro conto è presentarci come un movimento alla deriva. Noi non siamo un movimento alla deriva. Chi vuole spaccare si accomodi assolutamente al di fuori di quello che è il nostro pensiero, il nostro modo di essere e di agire. Chi è stato questa mattina si è reso conto che proprio non è una barca alla deriva. Prima o poi ritorneremo ad avere gli stessi consensi che abbiamo sempre avuto. Mando vai se Salvini non ce l'hai. Senza Forza Italia le 7 regioni conquistate in questo anno non si sarebbero conquistate. Siamo decisivi. Fino a ieri lei mi avrebbe chiesto: non mi vogliono dare il candidato in Piemonte? Cirio sta qua. Io sono ancora qua. Allora, il piacere di salutare Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria. Ben trovato, presidente, come sta? Buon pomeriggio a tutti, bene direi. E insomma un simpatico fine settimana in cui lei si è tenuto distante, diciamo, dall'Eur. La reazione aveva di Berlusconi anche un po' di influenza, sentita. Guardi. Sì, ma mi sa che non era quella la prima ragione, Toti, adesso.
Intanto sono contenta che stia meglio, tanto che può partecipare a questa casa. Grazie. E ha sentito, l'abbiamo fatto risentire. No, ma sono stato lo stesso in giro per la Liguria. Ecco, appunto, non appunto. Ho fatto tante cose interessanti, ho incontrato imprenditori, sindaci, insomma. In quanti hanno perso la pazienza, Toti? Faccia l'elenco. Ma no, ma la pazienza, come dire, si perde e si ritrova, non è questo il tema. Quella che preoccupa un po' è se la pazienza la perdono gli elettori, tutti gli altri, poi alla fine ci si spiega, anche perché io non volevo innescare questo putiferio, nel senso che mi sembra di aver detto cose tutto sommato banali che non meritavano tutta questa attenzione. Ho detto molto banalmente che... se era una pura manifestazione di partito, non avendo incarichi di partito, avendo un incarico da governatore dato da tanti partiti e da tanti elettori, sarei rimasto nel mio territorio a fare quello che poi gli elettori mi pagano per fare. Se invece c'è bisogno e c'è voglia di aprire un confronto vero sulle cose fatte, sulle proposte politiche, su quello che abbiamo fatto in 4 anni di amministrazione, sul perché in questa regione, che è un laboratorio politico da molto tempo, abbiamo vinto tutto quello che non si era mai vinto nella storia, con tante geometrie e tante idee nuove, sarei stato disponibile con chiunque. Non ho sentito nulla di tutto ciò del palco di Roma. Allora, proviamo a mettere in fila, Presidente, un po' di questioni, no? Diciamo che Forza Italia abbia una situazione di difficoltà, francamente, a me pare abbastanza evidente. E però le chiedo, secondo lei... sono contento che almeno lei mi dia ragione. A me sembra evidente, però i suoi colleghi di partito no, diciamo, ma questo è un dettaglio. La domanda che io faccio a lei è, le condizioni del partito, secondo lei? Cioè, stiamo parlando di un malato, perché mi ha colpito, lei ad un certo punto ha detto, è come trovarsi su una macchina in cui tu dici a lui, al guidatore, guarda che stiamo andando a finire nel baratro, stiamo andando a finire contro un muro e nessuno ti ascolta. Allora, la mia reazione, ma io si sa, sono donna pratica, se vedo che quello non mi ascolta, io esco dalla macchina e vado da un'altra parte, glielo dico, Toti, casomai mi butto in corsa, però esco dalla macchina. Lei invece ha deciso di rimanere in quella macchina? Capisco che sia una reazione istintiva ed è quello che hanno avuto tanti milioni di elettori e tante centinaia di nostri esponenti politici che oggi hanno trovato casa o in altri partiti o in altre liste civiche, che sento continuare a sommare ai voti di Forza Italia in molte occasioni. Per la verità, molte di quelle liste civiche sono fatte da elettori e dirigenti politici o amministratori che erano di Forza Italia e sono andati altrove perché non vogliono avere più nulla a che fare. Poi il fatto che restino di centrodestra è un altro paio di maniche, ma non sono esattamente assimilabili a questo mondo, aumentano quella frammentazione che è stato un po' il male della politica italiana, anche se le liste civiche sono una bella realtà. Io non sono sceso dalla macchina perché penso che contribuire a frazionare ulteriormente quel mondo moderato che oggi all'interno di un centrodestra in ottima salute è il mondo più in difficoltà è l'ultima cosa che vorrei fare, o quantomeno è veramente l'ultimo rifugio quando non c'è nulla da fare. Continuo a pensare che invece si possa riaggregare quel mondo moderato che avrebbe ancora molto da dire, perché c'è ancora un partito che è Forza Italia, che ha tante persone per bene, tanti amministratori capaci, tanti parlamentari giovani, ci sono tante liste civiche che fanno riferimento alla mia stessa cultura, ci sono altri partiti che sono scomparsi. Cioè lei dice vorrebbe lavorare a far ricrescere il partito, a trovare nuova linfa per il partito dall'interno. Ma per lei è inimmaginabile trovare casa invece, diciamo, in quello che si va configurando come il polo sovranista, cioè Lega, Fratelli d'Italia? Guardi, io non sono di cultura un sovranista, io sono per un'Italia protagonista, non per un'Italia protezionista. Sono per un sovranismo, ma come lo intendo io, ad un'Italia che compete sui mercati internazionali, che appoggia le proprie imprese, che appoggia le proprie banche, che sa fare sistema, che sa creare quelle aree di libertà in cui il prodotto interno lordo cresce, che sa creare quelle libertà che permettono ai ragazzi di trovarsi una strada qua. Insomma, ho una visione poi con l'amico Salvini e l'amica Giorgia abbiamo un perfetto dialogo, governiamo insieme questa regione dove peraltro quello che le sto dicendo è stato applicato da 4 anni, quindi io vedo la mia area politica che è alleata certamente, non andrei altrove che non nel centrodestra, con la Meloni e con Salvini. Io poi, si figuri, ero per fare un partito unico dove stiamo tutti dentro e ci giochiamo all'americana con le primarie, con tutte le nostre culture, chi però, ha la maggioranza di quel partito. Però Toti che si ricambia in Liguria e
ed è Fratelli d'Italia, una cosa che non vedremo, questo mi sta dicendo. Ma guardi, non so se la Meloni ha intenzione di portare avanti quell'idea che espresse quando io e l'amico Musumeci eravamo ospiti da lei ad Atreju, ma io penso che quello che fu il PDL ha ancora una base sociale, ha ancora un elettorato e ancora esiste, fa parte oggi di Forza Italia, di Fratelli d'Italia e di tante liste civiche. Se pensiamo che si possa mettere tutti insieme con gli strumenti del confronto e della democrazia e creare un grande polo che va dal sovranismo al riformismo, al pensiero liberale, ai moderati, ai cattolici, dove dentro, a seconda del momento storico, attraverso strumenti come le primarie o qualcosa del genere, si discute la leadership, io credo possa essere un pezzo di futuro. Si ferma un attimo Toti, voglio sentire da Buccini Vorrei sapere cosa ne pensano i miei amici di Forza Italia, perché io dal palco poi glielo chiederò, io appena ho davanti qualche suo amico di Forza Italia, glielo chiedo senz'altro. Intanto, se mi è consentito un sorriso, ho il sospetto che la svolta di Toti l'abbia maturata quando Berlusconi l'ha fatto delfino, perché ha guardato i delfini precedenti e ha detto una bella svolta politica. Detto questo, mi domando all'amico collega, peraltro, se secondo lui questa divisione tra due poli, più i 5 Stelle che sono eccentrici rispetto a questo schema, ha ancora un senso col sistema proporzionale o non avrebbe senso piuttosto la nascita, non è che si può evocare in un laboratorio di alchimia, ma di un centro, e ti domando se questo centro attrarrebbe parte di Forza Italia, questa è la questione. Cioè quei moderati di cui parliamo potrebbero trovare casa da un'altra parte e altri andare poi con la Lega, quelli meno moderati? Ma con la Lega il centro moderato, diciamo, non credo che abbia un'affinità politica particolare. Esatto. Però io non vedo un centrodestra disomogeneo e disallineato rispetto all'alleato leghista. La mia idea, per spiegarci così ci capiamo tutti, è il modello austriaco, per essere molto semplice. C'è un partito di centrodestra che mette insieme le culture più morbide, diciamo così, del centrodestra tradizionale e una destra politica che oggi è certamente rappresentata al meglio da Matteo Salvini. Il problema è che Matteo Salvini oggi c'ha un 30% solido, un partito che evidentemente non ha nessuna voglia di seguire il totipensiero del partito unico, perché va bene strutturato e prende ossigeno da tutte le parti. C'è Giorgia Meloni che sta facendo un suo percorso interessante. Manca l'altra parte, che lei dice, quella di un centro che deve ricostruire. Manca totalmente un pezzo, dove c'è un pezzo di classe dirigente che continua a guardarsi, guardare verso il soffitto, a fischiettare, a far finta che tutto vada bene. Perché, Toti, mi dica in un telegramma perché? Perché continuano a guardare il soffitto? Qual è il problema? Io credo per molte ragioni. Da un lato perché probabilmente non è facile trovare una via d'uscita. Dall'altro, molto più prosaicamente, perché si preferisce esserci che non esserci. E quindi se i parlamentari da 100 scendono a 30, se uno fa parte dei 30, tutto sommato se lo fa andar bene. Se fanno 10 parlamentari e uno fa parte dei 10, pure non va così male. È peggio avere 100 parlamentari e non farne parte che esserne in 30 farne parte. Chiarissimo, c'era Panarari in un telegramma. Panarari, sono già fuori tempo massimo. Il modello austriaco evocato dal presidente Toti è un modello interessante, però, perché il Partito Popolare Austriaco non è un partito di centro, è un partito che è molto slittato a destra e si allea con una destra ancora più radicale. Allora, in questa prospettiva, diceva giustamente Buccini che forse il presidente ha scelto, di fronte all'ipotesi del delfino, di andare altrove. Ecco, in un modello di questo genere, giusto così, forse sarebbe proprio Toti l'ideale capo di questo partito di centrodestra che si allea con una destra ancora più forte. E questa è l'idea, Toti? Me lo deve dire in una battuta? No, la prego. L'idea, per l'amor del cielo, la devono scegliere gli elettori, perché Toti che si autoproclama capo di qualcosa suona anche ridicolo. Diciamo che sto dicendo e insistendo sul fatto che perfino l'esangue PD dalle primarie ha saputo prendere un po' di linfa vitale, dopodiché non so che cosa ne farà, perché francamente non lo vedo granché in buona salute. Però almeno ha dato segno e senso di aver capito il disastro di questi anni e di cercare di rimediare. A me quello che stupisce, quando, ripeto, qualcuno segnala
che ci sono molti ostacoli sul percorso e si fa finta di niente. Questa è la cosa che un po' più mi turba. Chiarissimo. Senta, Toti, nel salutarla, una domanda che ha qualcosa anche di personale, no? Perché ci ricordava Buccini che ad un certo punto lei era stato designato come Delfino, in realtà i delfini di Berlusconi... Che non ho neanche le physique du roi. Infatti era cominciata una dieta dimagrante. Infatti c'era la dieta dimagrante. Me lo ricordo. E diciamo che il Delfino... Noi qua ne abbiamo tanti, abbiamo il paradiso dei cetacei davanti a noi, i delfini sono lunghi, slanciati, saltano, io faccio poco di tutto questo. Sicuramente c'era un rapporto anche personale con Berlusconi. Ma io voglio bene il presidente Berlusconi, l'ho chiamato in ospedale 3 giorni fa, siamo stati al telefono, gli ho detto che gli voglio bene ed è la verità, gli ho detto anche che lo considero un patrimonio di questo paese ed è altrettanto la verità. Questo non vuol dire però che questo mi occluda la vista dal dire quello che vedo intorno a me, cioè il fatto di voler bene una persona, riconoscergli un grande merito non solo per me stesso, non significa tutti i giornalisti non poter che fare hanno... delle critiche costruttive significa non poter dire la verità. Perché se l'affetto e la stima negano la verità, credo che non siamo più nella politica, siamo in un fideismo che porta da poche parti. Grazie al presidente Toti, grazie a tutti gli ospiti per essere stati con noi. Grazie a voi. Ci vediamo. Reddito, no, quota 100, quale reddito di Italia? Mi confonde con Rao. Quota 100, ne parliamo dopo la pubblicità. C'è grande attesa tra i primi fortunati pensionati quota 100, perché oggi, 1 aprile, è il giorno in cui l'INPS inizia a erogare gli assegni. Il conto alla rovescia lo facciamo a San Domenico, nel comune di Fiesole, con Giovanni, 65 anni, fiorentino, ingegnere elettronico, sposato con 2 figli. Ho deciso di percorrere il processo che si è iniziato 1° febbraio del 2019 e mi si dice si concluderà il 1° aprile con l'accredito della prima pensione. Dal 1981 Giovanni ha lavorato come quadro prima in una multinazionale di computer tra Roma e Milano, poi in un'azienda toscana fino ad agosto del 2018, quando ha deciso di andare in pensione. A 65 anni però, con la legge Fornero, avrebbe dovuto attendere fino a luglio del 2020. Prima della quota 100 avevo valutato le altre opzioni, quale per esempio l'APE. Ho fatto tutta la trafila in modo tale da essere pronto per qualsiasi fosse stata la soluzione applicabile. Aveva paura in qualche modo che il decreto di quota 100 non arrivasse in porto? Sì, ne avevo paura perché lo vedo piuttosto a rischio per i suoi contenuti economico-finanziari. Poi, sebbene scettico nei confronti di quota 100, Giovanni ha deciso di trarne vantaggio e si è rivolto al patronato Inas CISL, che a Firenze ha seguito centinaia di richieste come la sua. Il processo ha seguito tutti i suoi iter corretti e ho avuto la comunicazione che la mia domanda è stata accolta. Riprendiamo la passeggiata fino a quando ci imbattiamo in un cantiere. Diventerà un assiduo frequentatore come tanti pensionati? Non ci penso nemmeno. Ho intenzione di riprendere a coltivare in maniera assidua tutti i miei interessi, per esempio leggere. Lunedì 1 aprile saremo in banca a verificare che ci sia il primo bonifico per la sua prima pensione. Il 1° aprile è una data che qualche dubbio me lo crea. Comunque siamo fiduciosi. Il 1° aprile è arrivato e adesso andiamo con il signor Gianni a vedere se è stato erogato il primo assegno della sua pensione. Bene, andiamo. Buongiorno direttore. Buongiorno Giorgerini. Tutto bene? Allora, c'è qualcosa? È arrivata la pensione? Venga, sì, controllo. Sì, sì, eccola. È arrivata. Ah, benissimo, perfetto, funziona tutto. Ecco qua. È arrivata la pensione, che cosa farà oggi? Bene, oggi per prima cosa mi metterò tranquillamente a leggere il giornale e tutto, dal cima a fondo. E poi piano piano comincerò a pianificare nuove attività. Eccoci qua, saluto in studio Fabio Dragoni della Verità, imprenditore, scrive anche per Milano Finanza. Ben trovato. Grazie. Saluto l'onorevole Carla Cantone del Partito Democratico. Quando si parla di pensioni, diciamo, la Cantone la sa più di tutti. Ben trovata. Grazie. Se ne è occupata per anni del resto. Eh diciamo. Sì, purtroppo sì. Per vedere come è finita però. Adesso, devo dire adesso, purtroppo. Adesso ci arriviamo a come è finita adesso. Saluto l'onorevole Giorgio Mulè di Forza Italia. Buonasera, grazie. Senta, mi levo subito il pensiero perché poco fa parlavo con Toti.
E mi diceva, perché non si sa, quelli del mio partito non vogliono guardare la realtà. La realtà è che la macchina sta andando contro il muro, la macchina è Forza Italia. Qualcuno gli ha detto, se la macchina sta andando contro il muro, perché non scendi? Io gli ho detto che io, se mi trovassi lì, mi butterei subito di lato, e lui dice no, perché non serve frantumare ancora, serve rendersi conto e andare avanti meglio. E Ma secondo lei la macchina sta tutta a posto? No, la macchina non è tutta a posto, infatti, come viviamo un momento di politica in cui se non cambi sei finito, quindi i primi a volere quindi il cambiamento siamo noi. Quindi in parte lei è d'accordo con Totti? Ma assolutamente sì, nessuno nasconde né i problemi né la necessità di avere una narrazione diversa, dopodiché se vuoi aggiustare la macchina fai il meccanico, aggiusti la macchina, non smonti i bulloni e fai in modo che magari la macchina vada ancora di più verso il baratro, no? Allora Giovanni, cioè, che sta remando contro Toti. Però se le prime dichiarazioni che arrivano ogni volta che c'è un'elezione regionale sono quelle di Giovanni che dice come siamo andati male, siete tutti attaccati alla poltrona, non fa del bene, anche perché molte volte non sono neanche figlie della verità, perché i numeri, soprattutto quelli della politica, si possono leggere in n modi. Se cioè esci dalla Basilicata ed esce un risultato che dice Forza Italia 9, le liste civiche più 3, più 4, arrivi al 17 rispetto al 13, 14 che avevi fatto alle politiche, tanto male non sei andato. Se alla fine seggi in Basilicata sono 5 di Forza Italia, 6 della Lega, lui dice, tanto male non sei andato. Il fatto che ti vuoi mettere a fare i conticini, guarda, un dato problema... certo c'è, Forza Italia non ha quella forza propulsiva che aveva e bisogna ripensare un centrodestra. Ma i cicli della politica sono esattamente questi. Lo stesso poteva dire la Lega, che 3 anni fa stava al 4%, quindi 3%. Che deve fare Toti? Se ne deve andare dal partito? No, Toti deve lavorare dentro il partito, senza dare neanche lontanamente l'idea di volerlo sabotare. La sua forza risiede nell'avere... Perché al momento lei dice Le idee di Giovanni, i valori di Giovanni quota sono 100, comuni, non sono diversi. 100, va abrogata, ha detto Locke, se no ancora non siamo partiti. Peggio. E già va Fa abrogata, dei danni. Prego. Se piace quanto la congiuntivite il primo giorno di ferie al mare, perché ha detto che dovrebbe essere abrogata, è un freno per la crescita, fa aumentare il debito pubblico e ha aggiunto che fare retromarcia su quota 100 implicherebbe liberare subito 40 miliardi che potrebbero essere destinati altrove, per esempio per frenare quel fenomeno ricchezza agli italiani ferma al 2000. Gufi. Beh, all'Ocse, all'Ocse chiacchierano bene, ma a 51 anni all'Ocse possono andare in pensione. Quindi questa è curioso che siano ad invocare i sacrifici coloro che i sacrifici in realtà non li fanno mai. Io credo che quota 100 sia un provvedimento di giustizia, perché una società che tiene a lavorare le persone oltre i 62, 63, diamoci un limite, è una società malata. Abbiamo il 50% di disoccupazione giovanile e è interesse della società mettere i giovani al lavoro, non rimandare l'ingresso dei giovani al lavoro. Adesso poi arriviamo anche alla possibilità di fare uscire uno e farne entrare un altro, a quello ci arriviamo. Però insomma lei crede nell'azione riparatrice rispetto ai pensionati, come ha detto Conte? Sì, questo assolutamente è il punto. Sì, assolutamente. Il cartone? Beh, sto vedendo il titolo di Libero, non l'avevo ancora vista. Pesce d'aprile per molti. Allora, io ho sempre pensato che uno strumento di flessibilità in uscita fosse necessario. Per questo speravo che con la quota 100, io avrei preferito quota 41, poi dico perché, un po' di posti di lavoro si potrebbero liberare e noi abbiamo bisogno dei giovani che vanno a lavorare. Però... se quota 100 lascia fuori tutti i lavoratori precoci, quelli che hanno cominciato a lavorare a 16 anni e che hanno adesso 59, 60, 58 anni e hanno più di 40 anni di contributi, però non hanno 62 anni e non possono lavorare. I precoci, parlo di quelli che stanno ancora lavorando, in modo particolare al nord. Se questi non possono usufruire di quota 100, non possono lasciare il posto di lavoro, perché quota 100 per loro non va bene anche se sono precoci? Come fanno i giovani a entrare? Io sarei felicissima se succedesse che a via uno entra un altro. L'ho sempre predicato, ma per onestà intellettuale ho anche sempre pensato che non è detto che escono 3 anziani e entrano 3 giovani, non è così. Aggiungo che questo al nord, tutte le fabbriche del nord sono quasi tutte esclusi gli operai che hanno cominciato a fare l'apprendista, operaio qualificato, operaio specializzato e sono arrivati oggi ad avere più di 40 anni di lavoro e non possono andare. Al sud
Andiamo a vedere chi sono i lavoratori del sud. Se togliamo il pubblico impiego, braccianti e dedili, il quale non si comincia oggi, ma hanno, ti comincerà no, con la che hanno un lavoro discontinuo, è ovvio, per il tipo di lavoro che fanno, ed è pure un lavoro faticoso. E quindi quelli, quei 38 anni non ce l'avrai mai. Pannella, a 38 anni di contributi, quelli non ci arrivano. Non ce l'hanno. Cioè, hanno due vite. Andare, ma ci devono arrivare a 67 anni, cioè, 70, lo vediamo un muratore su un ponteggio a 70 anni. Quindi non prendiamoci in e giro. E queste sono, diciamo, le difficoltà di chi accede. Ma no, ma c'è anche il problema delle donne. C'è anche il problema delle donne, che voglio ricordare. Lo dice in un titolo? No, perché siccome non è riconosciuto il lavoro di cura, è chiaro che non possono utilizzare quei periodi a quota 100. Ci arrivano al tavolo, ma basta vedere il numero. Il problema è riformulare la quota 100. Allora, la canzone dice, a me non è che mi dispiace quota 100, è una possibilità, sì, è una finestra in più, ha questi limiti e ne segnala alcuni. Sì. Oggi leggo due diversi quotidiani, in uno si parla della corsia preferenziale per quota 100, vale a dire che c'è un certo numero di fortunelli che ha quota 100, 62 anni più 38 di contributi. Poi ci sono tutti gli altri che devono andare in pensione perché hanno maturato i requisiti per altre vie, nel senso quelli che vanno per anzianità, eccetera. Sta accadendo, questo viene detto, che queste persone vengono messe in coda, perché in questo momento, lo sta dicendo l'INPS, sta accadendo, queste persone vengono messe in coda perché, perché c'è il tema, che è campagna elettorale, di quota 100, questo è un elemento. L'altro elemento, il secondo, è il pesce d'aprile di cui parla Libero, e cioè che nel frattempo, mentre facciamo la finestra per alcuni, tutti gli altri vedranno di nuovo il taglio all'indicizzazione delle pensioni. Non si dica che sono pochi euro. Arrivo, Dragoni, arrivo. Cioè, la cosa che io non accetto, l'ho urlato in qualsiasi modo in Parlamento e fuori, è che si dica, sono 3-4 euro, sono 5 euro per le pensioni minime. Allora, chi ragiona da una parte dicendo non è nulla il taglio di quelle pensioni e dall'altro dice, dimentica la cifra finale, 2 miliardi e 2. Dove finiscono questi 2 miliardi e 2? Finiscono forse a incentivare, a favorire l'ingresso dei giovani, a formarli? No, finiscono a dover compensare altre promesse elettorali. Due, le donne. Basta vedere il numero, la percentuale di domande di donne che accedono a quota 100. È residuale. Perché? Perché da una parte quota 100 doveva andare a limare o eliminare i guasti della Fornero. Tutti d'accordo. Dall'altra non ha avuto l'intelligenza e la visione di dire, per le donne ad esempio, riconosciamo che per ogni figlio che ha avuto una donna ti do un anno di pensionamento, ai tre figli te ne do 5 di anni, perché le donne in questo sono enormemente penalizzate. Dopodiché la chiusura finale del discorso è che, per quanto siano gufi quelli dell'OCSE, stiamo ai dati reali. Il primo a sapere che uno non vale uno tra quota 100 e nuovi assunti è professor Dragoni. Adesso arriviamo al turnover, vi prego, lo teniamo da parte e arriviamo al turnover. Positivo, dico, arriviamo a questa cosa della sostituzione 1-1, oppure non esiste. Non esiste. Quanti chiedono quota 100, Alessio? Il provvedimento è pensato per... Il 27 marzo sono 104.390 quelli persone. Quelli che lo hanno chiesto. Esatto. Ma qual è la platea? 300.000 è quella complessiva, per il quale sono stati fatti i saldi all'interno della legge di bilancio. Al momento 36.000 di queste persone, di queste 104.000, arrivano dal pubblico impiego, altrettante arrivano tra i dipendenti privati e il resto sono autonomi e professionisti. Dopodiché quando uno va in pensione, che cosa si pensa? Lascia il lavoro, finalmente si riposa. Un dato interessante, seppur parziale, ci arriva da Inas CISL, che ha fatto, diciamo, un censimento delle situazioni in cui si trovano queste persone. Sono circa 20.000 quelle che ha potuto visionare, gestite dal patronato. Il 18% arrivano da lavoratori in difficoltà, il 22% da disoccupati che usufruiscono della cosiddetta NASPI, cioè l'indennità mensile di disoccupazione. Secondo l'INPS, la maggior parte di questi richiedenti poi ha un'età compresa tra i 63 e i 65 anni. Dragoni, faccio il giro da tutti. Sì, devo rifaccio una cosa. Prego, Dragoni. Sentivo dire prima taglio delle pensioni. Non è propriamente così.
diciamo, le pensioni vengono rivalutate di meno a quanto ci si sarebbe dovuto aspettare. Un furto con disprezzo. Ricordiamoci che però in passato le pensioni non venivano rivalutate affatto. Furto con disprezzo. Quindi questa è sostanzialmente il nocciolo del contendere. Sul tema delle nuove assunzioni a seguito dei pensionamenti, se 100 persone vanno in pensione sicuramente non avremo 100 nuovi occupati, ma altrettanto sicuramente non avremo zero nuovi occupati. Fra zero e 100 c'è sta il mondo. Ma chi è che ha detto che uno va dipende sostanzialmente dai reparti. Nell'azienda dove vivo io, in certi reparti, chi va in pensione viene immediatamente sostituito. In altre reparti anche no. Comunque sia, le aziende avranno comunque un beneficio in termini di conto economico, sia che non assumano una persona, perché vuol dire che avevano più personale del dovuto, e non sono molte le aziende che hanno più personale del dovuto, perché le aziende sono molto tirate sul personale. Esatto. E comunque, anche chi entra nel mercato del lavoro, noi sappiamo ci sono anche aziende che stanno approfittando di quota 100 per dire, guarda, se no ti licenzio, quindi magari approfitta di questa occasione. Sotto certi aspetti è anche legittimo che le aziende colgano l'occasione per ringiovanire. No, magari semplicemente per liberarsi di alcuni dipendenti. Può essere. Prego. Voglio ritornare un attimo ai 2,2 miliardi che sono stati scippati al sistema pensionistico degli anziani. Ho frequentato tantissimi anni gli anziani e so cosa pensano. Aggiungo che Dragone non è proprio così, perché prima di andarsene nel governo precedente ha fatto un accordo con le organizzazioni sindacali, di cui me ne sono occupata per anni, no? Dove la rivalutazione avveniva almeno fino a 7 volte il minimo. Stamani mi ha lodato del Presidente del Consiglio, mi ha detto voi al governo. Era un augurio. Allora, la tesi che lei sosteneva, no, dice che invece la rivalutazione c'è, hanno preso guarda, io conosco molto bene gli anziani, dicevo, perché li ho frequentati. Loro sono disponibili anche a questo sacrificio. Ha una condizione, lo ha citato prima Moulet, perché è così, che quello che viene tolto a loro, quei 2 miliardi e 2, dove rimanga vanno? Nel sistema. Ma nel sistema dove? Nel fondo garanzia giovani per aiutare i giovani o anche le imprese per assumere i giovani? E questo ci porta dritti dritti. I nonni sono contenti, ma se i nonni sono solo scippati, punto e basta, non va bene. Allora, questo ci porta dritti dritti al tema, e cioè, alla fine uno va in pensione, mi pare di capire, e tutti voi siete d'accordo sul fatto di dire, se c'è una finestra in più va bene. Ma produce o non produce il risultato che ci stiamo aspettando? Perché il tema è che costa tanto e quindi ci auguriamo che porti i frutti giusti. Che lui abbia ragione. Alessio, non hai qualcosa di urgentissimo, se no andiamo prima in Piemonte. Di nuovo su quota 100, l'Ocse Gurria ha appena dichiarato, occorre assicurarsi che quota 100 sia davvero una misura temporanea. Ecco, e poi il tema è quanto dura, perché al momento sappiamo che sono 3 anni. 3 anni. Fatemi vedere in Piemonte come funziona l'ipotesi 1-1. Uno esce, la uno entra. La Fornero vive, lotta insieme a noi. Insieme a con noi. Quella cordolina. Mi occupo dell'assistenza tecnica della ditta, organizzo i nostri tecnici per l'Italia o in giro per il mondo. Ecco Fiorenzo al suo ultimo giorno di lavoro in un'azienda che produce meccanica per il settore tessile. Come molti andrà in pensione grazie alla quota 100. Sono andato al patronato che mi hanno fatto tutto in un'ora e di lì... Ci si è gelato il sangue. E sì, perché è facile dire turnover. Cosa succede quando uno come Fiorenzo va in pensione? Perché non viene assunto subito un giovane? La professionalità di Massetti, indubbiamente, vista la sua uscita, si faticherà a sostituire e non sarà pensabile, purtroppo ahimè per noi, l'introduzione di un ragazzino junior. E questione innanzitutto di competenze se le aziende non sostituiscono i pensionati. La sua sostituzione ha portato a dover fare una riorganizzazione interna al fine di poter far crescere un dipendente interno. E poi c'è la situazione economica, tutt'altro che rosea, come spiegano in quest'altra azienda nel settore automotive. Il settore metalmeccanico ha un'incertezza della domanda che è elevatissimo. Le
ciò che sta accadendo a livello politico, a livello di mercati, a livello di evoluzione del mercato del lavoro e anche a livello tecnologico fa sì che necessariamente non si sia in grado o non si voglia essere in grado di sostituire tutti coloro che eventualmente fuoriescono. Così spesso il turnover ipotizzato con la quota 100 resta una chimera. Abbiamo casi di pensionati che sono ancora a lavorare nonostante la pensione, quindi stanno ancora collaborando con noi. Legge Fornero quota 100, per uno che va non ce n'è un altro che viene e le ragioni sono molteplici. L'instabilità a livello italiano e non solo a livello italiano è talmente alta per cui prendersi dei rischi nel medio e lungo termine è ad oggi veramente difficile. Brambilla, che tra l'altro quota 100 l'ha pensata, l'ha costruita e poi si è dissociato perché ha detto che non andava bene così com'era, dice che quota 100 porterà tante pensioni, poche assunzioni, con quota 100 una staffetta sbagliata. Dice in 3 anni, nella sua analisi, dice 300.000 persone lasceranno il lavoro, ma solo il 10% verrà sostituito. Ma perché Brambilla è uno che i bulloni li conosce, cioè è uno che col lavoro ci sa fare, con le dinamiche del lavoro. Aziende di telecomunicazioni, arrivano nuovi player da tutto il mondo e quelli, quindi i ricavi vanno giù perché ci sono delle offerte maggiori. La prima cosa che ha fatto una grande multinazionale in Italia una settimana fa è annunciare che 1.300 persone vanno a casa. È semplice, o tu ti metti in scia con le dinamiche del lavoro, oppure tu perdi la sfida. Siccome, come dire, questo governo è completamente sganciato dalle dinamiche del lavoro, prova ne è che stamattina l'Istat certifica che quel dato sulla l'impatto sul che lavoro del cosiddetto decreto dignità non solo è nullo, ma è addirittura ci porta ancora più indietro, perché i contratti non si trasformano da determinati in determinati e che il numero dei disoccupati cresce. Sì, che peraltro cresce. C'era stato un dato diverso solo qualche mese fa, ma adesso forse la questione delle partite IVA. Ma perché è figlio, quel dato lì è figlio ancora di un cosiddetto effetto trascinamento, che non arriva pronti via come i fungo che esce e l'occupazione si crea o no. È figlio di un periodo in cui certi contratti venivano per altro tipo di bonus convertiti e altri no. Il dato oramai, ahimè, è impietoso e ti dice che il combinato disposto, come si dice, tra quota 100 e reddito di cittadinanza con l'aggiunta di tutti gli orpelli che conosciamo, produce solo una cosa, disoccupazione e PIL meno zero. Tria, Antonello De Fortuna, li chiamo insieme perché c'era l'incontro al MEF tra Tria e... cosa Alessio? Tra Tria e De Fortuna. E De Fortuna, certo, no, non è tra Tria e De Fortuna, ma si discuteva del rapporto OCSE. E Antonello, aggiornaci che poi devo andare in pubblicità. Eccoci. Finito in 30 secondi, da 30 secondi l'incontro, il ministro Tria ha detto che non ci saranno problemi, che il decreto crescita risolverà tutti i problemi, anche quelli del deficit e della crescita praticamente zero che ha detto l'OCSE. Abbiamo cercato di fermare anche la vice ministra ormai Castelli, ha detto parlerò tramite agenzie, non sono preoccupata, quindi al MEF tutto tranquillo. Allora, noi ci vogliamo credere, certo ci chiediamo dove si prenderanno i soldi per il decreto crescita, che tipo di decreto crescita sarà. Pubblicità che ho una pubblicità tassativa, ripartiamo parlando di quota 100 dopo la pubblicità. E avendo maturato per circa mezzo secolo questa attività, è chiaro che ho un bagaglio di cultura che è inutile che lo tenga chiuso in cassaforte, se è necessario conviene che lo metta al servizio di chi ne ha bisogno. 84 anni e mezzo in pensione da 9, dal 2010 direttore sanitario di un ospedale privato classificato, ma quando serve Giampiero Girone è ancora pronto a indossare i panni dell'anestesista, la sua specializzazione di una vita. Quando si mette il camice e entra in sala operatoria è tranquillo nonostante i suoi 84 anni.
Ah, sì, sì, assolutamente. Neanche mi passa. Sono specialisti come Giron che la Regione Veneto richiamerà a rapporto per colmare le carenze di medici nel territorio, 1300 in totale, e c'è chi è già pronto a tornare in corsia in un ospedale pubblico, come Luciano Bevilacqua, ginecologo-oncologo di 81 anni in pensione dal 2012. Affidiamo dei compiti importanti a degli specializzandi, anche se sono al terzo o al quarto anno di specialità, ma scherziamo. Voi non avete un'idea di che cosa significhi avere un'esperienza in certi campi? In molte regioni italiane dove mancano i medici, i direttori generali delle strutture sanitarie potranno conferire incarichi di lavoro autonomo ai camici in pensione. Ma perché i dottori scarseggiano? Perché è stata sbagliata la programmazione nella formazione dei medici, perché i medici per poter operare debbono aver fatto la scuola di specialità che dura un paio d'anni, perché questa scuola di specialità ha un numero chiuso e quindi per il Veneto sono un centinaio di posti. Una lettura che non convince il sindacato dei dirigenti medici del Veneto che ha presentato ricorso al TAR. A me risulta che le regioni in questi ultimi 10 anni hanno sempre approvato senza nessun tipo di contestazione i numeri naturalmente programmati di comune accordo tra i governi e le regioni. Una lungimiranza sarebbe stata veramente molto ma molto gradita molti anni fa, quando dovevamo sapere che alcuni medici sicuramente non erano immortali e sarebbero andati sicuramente in pensione, per cui ci sarebbero stati dei vuoti che non potevano essere coperti da questa mancanza di medici giovani, e sottolineo il giovani che vuol dire anche inesperti, e che quindi devono farsi le ossa anche loro come ce le siamo fatti noi. Allora, il Veneto che richiama le armi, sarebbe meglio dire al bisturi, diciamo, i propri medici. Adesso quanti sono i medici che è previsto vadano via con quota 100? Ne mancano già 10.000, poi nei prossimi 3 anni con quota 100 circa 23.000, questo è il numero che hanno dato. Quindi è un esodo biblico. Esatto. E il tema è come li sostituisci. Allora, medici di 84 anni, io ne apprezzo la vitalità, l'intelligenza, ovviamente l'esperienza, dopodiché mi chiedo anche che tipo di paese stiamo disegnando, Cantone. Ma guarda, noi abbiamo bisogno di medici anziani che hanno molta esperienza, ma abbiamo anche bisogno che negli ospedali, nel sistema sanitario, entrino anche dei medici giovani, casa, no? Perché oltre gli 80 anni, con tutto rispetto per la voglia che ha di lavorare del medico anestesista che abbiamo visto prima, però io penso che se quota 100 nel pubblico impiego sarà utile, usciranno molti infermieri generici, professionali e anche medici. Non mi interessano gli impiegati, anche se anche quello è un posto di lavoro. Però noi abbiamo bisogno di personale in corsia, nelle cliniche specializzate, nella chirurgia, cioè, nell'anestesia, insomma, abbiamo bisogno davvero di far funzionare gli ospedali, funzionare, magari in tutta Italia, oggi non è così. Solo a nord, al sud, ma questo vale sia parlato. Per vale sia per gli ospedali pubblici che per quelli privati, però bisogna sbloccare i concorsi e oserei dire di togliere il numero chiuso in medicina, altrimenti è un cane che si morde la coda, no? È qualcosa su cui il ministro per la salute, il ministro Grillo, sì, l'ha promesso. Ha detto, io vorrei che dalle ragionando. Promesse passassero i fatti, mantenere il sistema sanitario così. Noi abbiamo un sistema sanitario abbastanza d'eccellenza, però se non c'è il personale in grado di assistere le persone, di curarle e di guarirle, possibilmente, non andiamo da nessuna parte. Però ha detto giusto Dragoni, il ministro Bongiorno, quando ha detto la pubblica amministrazione con quota 100 potrebbe davvero fare il salto, cioè quella potrebbe diventare l'occasione. Può fare veramente il salto. Qui purtroppo è molto difficile fare il salto, per un motivo, che noi qui nella sanità abbiamo un problema non di qualità, ma di quantità. Cioè, noi anche volendo assumere tutti i medici che vadano a sostituire quelli che vanno in pensione, purtroppo non ce la facciamo. E perché? Per un motivo molto semplice, l'ha spiegato molto brevemente prima Zaia. Abbiamo un problema di programmazione. Noi abbiamo dei medici straordinari. La qualità media della nostra formazione universitaria tra i medici è molto alta. Parlavo 6 mesi fa con un chirurgo che mi diceva: io quando facevo l'università e non c'era il numero chiuso, ho visto il mio primo intervento dopo 8 anni che avevo cominciato a studiare. Oggi, grazie al numero chiuso, gli studenti hanno la possibilità solo di respirare il clima della sala operatoria già dopo 3-4 anni. Togliere il numero chiuso è impossibile, però sicuramente questo numero va alzato. E purtroppo però noi dovremo soffrire per tanti anni, perché ne parlavamo qui, mi sembra proprio in questa trasmissione, i giovani medici che vanno all'estero, voi pensate che un medico italiano che va in Gran Bretagna, dopo 2 anni
guadagna quanto un primario da noi. Che incentivo potrà mai avere questo qui a tornare in Italia? Quindi di nuovo il problema è che bisogna spendere nella sanità, oh, e tanto. Però, no, voglio chiedere una cosa che non ho capito. 23.000 i medici, ho capito bene, che saranno. Vogliamo parlare delle già liste d'attesa? Già ne mancano 10.000, vogliamo parlare 23.000. Delle quasi liste d'attesa? Io mi preoccupo di tutti noi, Tiziana, no? Perché questo si traduce in un cattivo servizio. Vogliamo parlare delle liste d'attesa che oggi sono un anno e quando diventano 23.000 uno cosa fa? Fa in paradiso a farsi la visita? Se ci arriva. Ma manda qualcuno all'inferno magari, perché va in paradiso lui. Allora, la domanda che mi pongo io è, se di nuovo finiamo col parlare di soldi, perché stiamo dicendo che poi se devi fare uno a uno servono i soldi, allora questi soldi da dove li prendiamo? Noi ci siamo permessi di fare sempre un po' di conti perché ci piace ragionare di conticini. La prossima manovra. Siamo messi così. La prima cifra è 23 miliardi, la sterilizzazione dell'IVA. Questa parola, sterilizzazione, significa banalmente che se non trovi 23 miliardi, ti si alza l'IVA. Cosa significa se si alza l'IVA? Che tutto ciò che compriamo, vai al supermercato e tutto quello che compri ti costa di più. Quindi l'IVA, diciamo, non fa distinzioni di classi sociali, no. Colpisce tutti e di conseguenza colpisce i più poveri, perché chi sta più in difficoltà paga prezzo maggiore rispetto a chi sta bene, che magari non se ne accorge nemmeno. E quelli sono i 23 miliardi. Poi abbiamo 18 miliardi. Quei 18 miliardi sono quelli che avevamo promesso, attenzione, mettendolo per iscritto, che avremmo fatto le privatizzazioni, perché ci siamo impegnati ad abbassare il nostro debito. Infatti aumenta 6 miliardi al mese. Quante ne abbiamo fatte di 18 miliardi? No, come, non è così, Dragone? No. Io non... sono in completo disaccordo con questa impostazione, che non è la vostra, è l'impostazione che regna da anni. Questa storia della sterilizzazione dell'IVA ce la portiamo avanti dal 2011. Siccome abbiamo dei sociopatici, come dico io a Bruxelles, che dobbiamo dirgli, guardate, noi quest'anno spendiamo però un altro anno se aumentiamo l'IVA. E quindi noi è dal 2011 che ci portiamo avanti questa storia dell'IVA. Quindi l'IVA non aumenterà. Non ci sarà nessun governo che aumenterà l'IVA. Oso dire che neanche Costarelli si sognerebbe di aumentare l'IVA. E quindi però dobbiamo trovare 23 miliardi. Esiste il deficit, che è una... lo so che per voi esiste il deficit, che è una parola straordinaria, perché quando lo Stato spende più di quanto incassa si mettono soldi nell'economia. Lo so, deficit, ha detto la parola bella, quella che piace moltissimo. È meravigliosa, ma se deficit è meravigliosa. Deficit fa rima con deficiente in questo caso. Se un governo deficiente che non sa utilizzare il deficit, perché se tu il deficit lo usi per i 23.000, nel 2009 gli Stati Uniti hanno fatto il 13% di deficit. Sì, gli Stati Uniti sono grandi, ma mai nessuno è andato lì a dirgli guarda, non superare il 3,5%. Sono regole folli. A proposito di deficit, poi credo che venga da deficere, no? Mancare. E quindi sia deficiente sia deficit. Ma abbondare quando deficere. È una trasfusione, il deficit è una trasfusione. Alessio, mi aiuti? Cosa sta accadendo mentre noi siamo qui? Teniamo a mente i 50 miliardi. Le parole dell'Ocse su quota 100 sono diventate apertura di tutti i siti. Le ha commentate su Facebook Luigi Di Maio, ve l'abbiamo detto prima, però vi rileggo un passaggio. No intromissioni, qualcuno seduto su una scrivania lontano migliaia di chilometri crede che l'Italia per ripartire debba attuare politiche di austerity? Lo facessero a casa loro. A questa dichiarazione ha risposto... E si facessero leggere. No, questo era Questo non c'è. Ma sulla fiducia lo diamo per buono. Dopodiché, durante la conferenza stampa di Tria e di Gurria, i colleghi hanno chiesto a Tria se fosse d'accordo con le parole di Di Maio. Il ministro dell'economia ha risposto: l'Ocse non parla di austerity. Cioè, è un derby continuo, Tria Conte, Conte Salvini, è una cosa continua. Commento politico è: vi risulta che da gennaio a marzo sia caduta l'economia mondiale e sono arrivate delle guerre, le cavallette? Avete visto voi invasioni di cavallette? No. Mi dite cosa è successo se a gennaio ci hanno fatto votare, noi in dissenso, a scatola chiusa, una manovra che diceva: nonostante l'economia mondiale va male, noi cresciamo dell'1%. Dopo tre mesi, dice Tria, il ministro,
Se va era bene, era uno e mezzo. Era uno e mezzo a settembre, uno ha scritto col sangue a dicembre, adesso è zero, addirittura meno 0,1. E quella era la stabilità della crescita, dello sviluppo, l'anno bellissimo e il boom. E adesso facciamo un decreto crescita. Ma non doveva essere quella di 3 mesi fa. Allora questa cos'è? Il decreto ricrescita. Che può andare bene per Dragoni, per i capelli di Dragoni, la ricrescita. Ma ha parlato. La ricrescita è una roba psicologica, non è una roba, capito, economica. Cioè è il fallimento, oramai, detto anche nella tassonomia di questo governo. Crescita. Ma come 3 mesi fa ci avevi detto il sole dell'avvenire. No, ma poi con quali soldi? Con misure soldi, senza come soldi. Dice Dragoni, non importano i soldi. Andiamo nel campo degli zecchini, andiamo lì, Conte, Salvini, si avvia. Mario Draghi ha annunciato il filtro dove immetteranno 400 miliardi nell'economia. Va bene? Dove li trova Draghi questi soldi? Dove li trova? Li stampa, appunto, basta, finisce lì. Non è che noi andiamo il sabato. Non è che noi andiamo il sabato a pagare il bollettino in BCE. Noi abbiamo già dragato, così vengo su una cosa che prima. Abbiamo dragato, a voi abbiamo dragato. Non abbiamo che dragare. Però io ribadisco, fare il 2% di deficit, già quasi al 3. Ma voglio richiedere una cosa anche a Dragoni. Ho una domanda anche per lei. Meno male che la canzone mi aiuta. Ma tu meno. Dragoni, ho una domanda che poi devo chiudere. Siamo appassionati. La domanda è la seguente. Scherzando, ho detto che mi sembra di essere Conte. Tra Di Maio e Salvini. Siccome non mi piace essere Conte. Chi è Di Maio e chi è Salvini, vediamo se a loro piace. Sono Cantone, non Conte. Chi è Di Maio e chi è Conte? Chi è Di Maio e chi è Salvini? Attenta, Di Maio e Salvini, mi piace Marlon Brando tantissimo, un attore splendido. Allora, Dragoni, la mia domanda è facile. Qui c'è Tria non è un passante, Tria è il ministro dell'economia di questo paese. Risponde a Di Maio che dice l'Ocse si facesse gli affaracci suoi e si facesse l'austerità sue, gli risponde: guarda che loro non stanno parlando di austerità, stanno semplicemente mettendo in fila i nostri numerini. Questo gli risponde Tria. Allora la domanda è, ma uno al ministro dell'economia di questo paese gli deve dare il credito che merita? Oppure deve decidere di trattarlo come un passante? Sono anni che noi abbiamo ministri dell'economia che non sono espressione delle forze politiche che vincono le elezioni. L'ultimo ministro dell'economia veramente politico è stato Giulio Tremonti. Poi per il resto il ministero dell'economia, lo diciamo, lo decide il Quirinale. E quindi possiamo considerarlo un passante? E quindi è considerato un corpo estraneo. E sotto certi aspetti anche a ragione è considerato un corpo estraneo. Perché il Quirinale rivendica dal 2012, sbagliando, la paternità di quella nomina. Perché si ritiene che le forze politiche che siano in Parlamento non siano all'altezza di nominare un ministro del Tesoro che sia loro espressione. E non funziona così. Mi spiace, non sono d'accordo. Quindi sì, è considerato un passante. Ah, bene. Andiamo in pubblicità, sono obbligata. Io sto pensando a chi ci segue da casa, ma lo dico seriamente, che legge questa lavagna dei numerini, che sente quello che ci dicono tutti i giorni vari organismi europei, ma anche vari osservatori italiani, e poi sente che noi definiamo il ministro dell'economia un passante. Un corpo estraneo. Insomma, non c'è tanto da stare allegri. No. Noi ci vediamo domani, grazie agli ospiti, grazie per essere stati con noi. My Way, Autostrade per l'Italia. A domani. Grazie.